Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, dei secoli dei secoli. Noi ti lodiamo, Signore, ti rendiamo grazie. Una cosa che noi chiediamo da te, la salute di tutti i nostri cari e la gioia di vivere insieme. Allontana dal nostro paese tutto ciò che è mondo, tutto ciò che è disgrazia e sfortuni. Donaci la gioia di godere di questa bella giornata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Un applauso per San Giorgio, un applauso. Seguendo un santo, la cosa più importante non è la statua, ma la cosa più importante è il messaggio che la statua ci dà tramite la sua vita e ciò che San Giorgio ci ha dato. Noi siamo contenti perché nella maggior dei casi i ragazzi anche parrocchiani lottano per questo. Gli alti e bassi non mancano mai nella vita, ma veramente ci sforziamo a seguire la spiritualità della lotta, combattere il male. E come il Signore ha detto, siate sale della terra e luce del mondo. E San Giorgio ha vissuto questo. L'Antinna, cosa, perché Antinna? Qua c'è il voto dell'Antinna. Perché le sgute? Il dolce tipico pasquale. Perché rappresentava in quella via di fuga sull'albero di faggio che San Giorgio, per sfuggire al martirio, salì su quell'albero di faggio, c'erano delle foglie a forma di croce, simile al dolce tipico pasquale. Venire qua ogni anno a vedere San Giorgio è un'emozione grandissima, è un'emozione che non si può spiegare, appena esce dalla porta ti scappano le lacrime, è un'emozione così grande che adesso cerco di passare anche a mia nipote e così via per continuare. È proprio un'emozione che è, se non viene a vedere, se non viene a fare l'esperienza, non si può spiegare. Questo è quello che devo dire per la festa di San Giorgio e per la festa di ritornare al tuo paese, a vedere le tue origini e continuare a festeggiare la festa anno dopo anno. E questa estate è la prima volta che vengo in Calabria perché la mia ragazza è di Martone, provincia di Reggio, e ho assistito oggi alla festa di San Giorgio, trovata molto bella, carina, folcloristica. Mi sono svegliato con il suono della banda e ho assistito alla processione di San Giorgio e poi al trasporto dell'Antinna nella piazza, e non vedo l'ora di vedere quando stasera la tireranno su, magari provo anche a salirla. E è stata una bella esperienza. Io ho portato l'Antinna perché ho fatto avuto a San Giorgio, che ci guarisce e ci protegge e che ci dà un po' di salute. Sono nato a Martone, in questa via Giuseppe Cutrone. Mia moglie ha fatto voto, allora facciamo. Abbiamo portato l'Antinna. Noi siamo a Sydney, siamo 46 anni che facciamo la festa a Sydney e ancora è grande. I figlioli crescono e venuto comitato nostro, grande comitato, e facciamo tutti gli anni in agosto, aprile la festa di San Giorgio. E per tutto il cuore mi piace che siamo qua e vediamo la festa di mattina, la più bella festa in Italia, come penso io. Il tuo cuore nostro a festa e Martini è sempre pensato a noi. So, grazie Martini, grazie l'Italia. Siamo qui a bella festa di San Giorgio. Vive San Giorgio, a protetto di Martini. Questo è un ricordo di mio papà, Raffaele Messite, perché Martini e tutti i martinesi è intro cuore di mio papà, che non è qua più, ma volevo ricordare suoi. Si rinnova la festa di San Giorgio nella tradizione e nel vincolo territoriale delle radici, si rinnova attraverso una storia quasi millenaria che si perpetua nel nostro paese. È l'occasione in cui il popolo si riunisce, si reincontra, gli emigrati che tornano,
la gente che va in festa, ma tutti legati in un diciamo afflato, cioè la festa di San Giorgio che ci accomuna tutti. Io rinnovo a chi è venuto e che è tornato, a chi viene per questi giorni, rinnovo il saluto dell'amministrazione comunale, gli auguri più belli, una splendida e sincera vacanza qui nel nostro territorio. Grazie, grazie a tutti.